Il mondo dei broker online è ormai sommerso da tantissime truffe o fuffa, e per cui mi piace di tanto in tanto di andare a valutare altre piattaforme per vedere se siano legittime o truffe, oppure dare semplicemente le mie opinioni personali. Questo mi porta ad avere un'enorme quantità di account da aprire, ma questo lo faccio per voi e farò anche altro. Per cui Bitpanda è una truffa o un broker affidabile? E inoltre, quali sono i vantaggi o gli svantaggi nel caso fosse affidabile? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come anticipavo, andiamo a parlare di Bitpanda e vorrei fare un video al mese almeno su un broker diverso, su una banca diversa, su una carta diversa, in modo da poter dare la mia opinione in merito e magari fare scoprire strumenti sconosciuti ai molti. Prima di tutto, di chi stiamo parlando quando parlo di Bitpanda? Bene, ne parliamo adesso e poi andiamo un attimino allo schermo per fare una piccola analisi di come sia la piattaforma. Prima di tutto, Bitpanda non è una truffa, anzi un'azienda molto solida che si occupa di tecnofinanza con sede a Vienna in Austria, che è stata fondata nel 2014 e che attualmente ha 1.2 milioni di utenti con più di 200 dipendenti. Ha una licenza di provider di servizi di pagamento PSD2. Bitpanda è cresciuta fino a diventare una piattaforma di trading popolare sia fra i neofiti che fra gli esperti. Gli utenti possono attualmente fare trading di Bitcoin, Ethereum, oro e altre 30 risorse di tipo digitale, e inoltre c'è anche la possibilità di andare a investire in azioni ed ETF frazionati con un investimento minimo di solo 1 euro. Nel 2019 è stato anche lanciato Bitpanda Pro, che è per i trader esperti e per le istituzioni. Altra cosa interessante è la presenza di un loro token cripto nativo chiamato BEST, che ha raccolto un totale di 43,6 milioni di euro, facendone un enorme successo e che ha portato tra l'altro ad aiutare la piattaforma a ridurre le commissioni di trading del più del 25%. Si tratta di un conto multivaluta che permette di fare trading in euro, dollaro, franco svizzero, lira turca, anche lira turca, e sterlina inglese. L'importo minimo di versamento è di 25 euro. Io ho provato a versarli e poi a prelevarli immediatamente perché chi mi ha fatto conoscere la piattaforma mi ha detto che erano estremamente veloci, ed infatti se la tua banca come la mia accetta i bonifici istantanei, io ho WeDiba al momento, bene, dal momento del prelevo passano pochissimi secondi e poi ti vedi i soldi accreditati, così è successo a me. Questo dal mio punto di vista è fantastico. Per quanto riguarda le commissioni, ci sono zero commissioni sul trading di azioni e di ETF, mentre per le commodities sono previste delle commissioni di 0,0125% sull'oro fino allo 0,025% su argento, palladio e platino. Nessuna commissione di deposito o di prelievo se fatta con un conto corrente, mentre è prevista una commissione di prelievo tramite carta pari a 1,50€. Per pagamenti e prelievi con carte che abbiano valute diverse, Bitpanda applica una commissione di aggiuntiva di cambio valuta pari al 2,5%. Bitpanda non è in grado di agire da sostituto d'imposta e opera per cui in regime dichiarativo, avendo sede in Austria, per cui non avendone una fisica in Italia, in questo caso va fatta la dichiarazione di redditi rivolgendosi a un commercialista. Adesso andiamo un attimino al computer, vi faccio dare un occhio alla piattaforma. Ed eccoci qui su Bitpanda e partiamo con Bitpanda Pro, perché è quella a cui dedicherò meno tempo in quanto noi non siamo né clienti istituzionali né clienti professional, o almeno io non lo sono. In questa piattaforma, da questo punto di vista, si può solo fare mercato delle criptovalute con i vari cambi, le vedete qui, e si possono inserire diverse tipologie di ordine, acquista e vendi, sia a mercato che limite che stop. Viene riportata sulla destra anche lo storico dei mercati e lo storico dei vari prezzi, e qui sul grafico abbiamo tutti gli strumenti utili e necessari per fare l'analisi tecnica. Però, considerato quello che è l'indirizzo del mio canale, io voglio parlare esplicitamente di quello che è Bitpanda normale. Prima di fare ciò, volevo semplicemente far vedere questo articolo velocissimo nel quale Bitpanda indica che dopo aver fatto una beta test dall'aprile del 2021 di tutto quello che è l'investimento in azioni ETF, ha poi lanciato nel 2022 appunto le azioni ETF di tipo frazionato con un investimento minimo di solo 1 euro a zero commissione, con degli spread ridotti, fatto anche fuori dagli orari di negoziazione. Questo perché? Perché in questo caso non si comprano asset reali, ma si va a comprare un derivato che il broker va a basare sull'asset reale. Al momento sono più di 1000 gli strumenti che si possono andare a tradare. Andiamo a vedere quali sono. Prima di tutto, questa è la pagina principale di Bitpanda normale. Abbiamo il portafoglio, in questo caso io non ho niente, ho fatto delle prove in passato, e comunque dalla dashboard si possono andare a vedere quelli che sono i preferiti. Si possono aggiungere degli assets nella lista dei preferiti. Cliccando qui si può creare anche un piano di risparmio, che sarebbe un cosiddetto pack. Cliccando appunto questo tastino si può scegliere i vari tipi di asset, scegliendoli fra tutti, fra le criptovalute, gli indici,
cripto indici, azioni, ETF e metalli. Poi abbiamo il portafoglio che, come dicevo prima, in questo caso non ho. Dal tastino trade si può accedere a questa schermatina in cui si possono fare gli acquisti, le vendite, gli swap. Nel caso si vogliono scambiare gli asset all'interno della piattaforma, e questo è più che altro indirizzato alle criptovalute, accedere alla modalità pack in questo caso e poi riscattare un voucher. Infine abbiamo qui il tastino prezzi, in cui si possono andare a vedere tutti gli asset tradabili su questa piattaforma. Le possiamo vedere tutti, andare a selezionare solo le cripto, solo i cripto indici, solo le azioni, solo gli ETF o solo i metalli, le materie prime. Interessanti sono gli ETF, perché ho visto ci sono degli ETF abbastanza particolari che non si trovano dappertutto, molto probabilmente per il fatto che, ovviamente, essendo derivati e non gli asset reali veri e propri, ovviamente è più facile andare a investire in alcune tipologie di ETF che non si trovano dappertutto, e sono veramente tanti e molto interessanti. Addirittura c'è l'indice pakistano, l'indice delle mid cap stock tedesco, le small cap tedesche. Sono un po' da intendersi, a mio parere, come i copy portfolio di eToro. Ad esempio, se clicca su Frontier Market Stocks, qui abbiamo una descrizione di quello che è l'indice. L'indice Standard & Poor's Select Frontier traccia i titoli dei mercati di frontiera più grandi e liquidi. I mercati di frontiera sono mercati che hanno economie più piccole o mercati di capitali meno sviluppati dei normali mercati emergenti. Qui sono le dimensioni del fondo, la volatilità, il minimo giornaliero, il minimo anno e così via. E poi, cliccando qui, possono andare a vedere i vari documenti legali, come il prospetto, i Key Information Document, che sarebbe il KID, il contratto del derivato, perché, come dicevo prima, questi non sono asset reali ma derivati, e cliccando qui si può andare a vedere tutto quello che è il contratto di questo derivato. E questo è molto interessante, perché fa capire anche come la piattaforma ci tenga un po' a informare gli investitori su quelle che sono le varie tipologie di asset che vanno a comprare. Poi dal tastino qui con i tre puntini, facendo così, si può andare ad aggiungere un avviso di prezzo o aggiungere il nostro asset ai preferiti. Da questo punto di vista mi piace molto Bitpanda, perché va a dare degli strumenti che non tutti vanno a dare qui in Europa, ovviamente, proprio perché sono dei derivati che vanno a seguire dei determinati indici con questi ETF, e anche nello stesso modo anche con gli stock. Questo è il motivo per il quale si riesce a investire anche con azioni frazionate a partire da un euro. Dal tasto invia qui invece si possono andare a inviare degli asset in altri portafogli, prevalentemente criptovalute, perché appunto Bitpanda era nato intenzionalmente solo per le criptovalute, e poi appunto da gennaio di questo anno si è andato anche ad ampliare su ETF e azioni. Come dicevo prima, fra le varie attività e asset che si possono utilizzare c'è il Bitpanda Ecosystem Token, chiamato BEST. Da questo tastino poi possiamo anche cercare di scoprire cos'è la Bitpanda Card, che è una card che può essere utilizzata per spendere le proprie risorse digitali, per cui le criptovalute. È una carta di debito Visa gratuita con zero commissioni mensili, e tutti i pagamenti in euro sono gratuiti. Inoltre, utilizzandola si possono guadagnare dei cashback in Bitcoin. Qui abbiamo il tastino deposito, che possiamo utilizzare per effettuare dei depositi nelle varie valute. Qui abbiamo anche il franco svizzero, l'euro, sterlina britannica, lira turca e dollaro USA, o anche nelle varie criptovalute. Sul lato destro qui abbiamo il mio account, che non vi faccio vedere perché ci sono dei dati sensibili, la cronologia delle transazioni. Qui diciamo che avevo fatto la prova di deposito e prelievo, per il quale vi avevo detto prima che il prelievo è arrivato in maniera istantanea, i BEST che si posseggono, per cui i token nativi di Bitpanda, i piani di risparmio cosiddetti PAC, e i contatti ai quali, per esempio, si vogliono andare a fare gli invii automatici col tastino invia qui, per quanto riguarda le criptovalute. Bene, torniamo alla dashboard per dirci che semplicemente adesso torniamo al mio brutto faccione per le ultime considerazioni. Bene, fammi sapere nella sezione commenti cosa ne pensi di Bitpanda, se la conoscevi o se la usi già. Se vuoi provarla in maniera gratuita, ti lascio un link qui sotto in descrizione del video. Ti chiedo ulteriormente di darmi dei spunti di riflessione sulla piattaforma, magari da condividere con la community. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di farmelo sapere e capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per la mia soddisfazione personale. Se poi sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti assolutamente nessun contenuto successivo, le due cose che devi fare molto semplici è iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti assolutamente nessun nuovo video. Anche per oggi è tutto, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!